Indignare quella che stiamo per raccontare adesso ci fa veramente molto molto arrabbiare. Io poi lo dico proprio come genitore, perché ancora una volta ci troviamo a parlare di maltrattamenti di educatori nei confronti di bambini. Parliamo di bambini piccolissimi, bambini che vanno dai pochi mesi ai due anni. Questa volta ci trasferiamo in provincia di Varese, per noi c'è Sara Verta. Sara, dove ti trovi in questo momento? A Cocchio Trevisago, vicino a Varese, vicino al lago di Laveno Mombello, una bellissima località, purtroppo oggi drammaticamente toccata da questa vicenda che hai appena accennato, una maestra che avrebbe usato maltrattamenti sui bambini dell'asilo, quello che vedete alle mie spalle, che non è un asilo comunale ma un asilo privato, all'interno del quale... Tra l'altro si sarebbero consumati anche dei rapporti intimi tra l'insegnante e il suo compagno. Come se non bastasse l'orrore, esatto, di quello che è successo. Si parla di maltrattamenti, di ingiurie nei confronti di bambini molto molto piccoli. Fra poco torno da te, però vediamo prima questa ricostruzione che hai realizzato per noi. Non vuoi mangiare? Allora ti tolgo l'acqua. Terrone, fai schifo, vai a dormire. Adesso basta, siediti. Ecco, in queste poche frasi, una sintesi dei comportamenti attribuiti alla maestra di questo nido privato nei confronti di bimbi di pochi mesi o due anni. Siamo in provincia di Varese, a Cocchio Trevisago, dove una maestra di 44 anni è stata sospesa dall'insegnamento per 6 mesi, dopo la denuncia presentata dalla mamma di una bambina per maltrattamenti. In 2 mesi di inchiesta i carabinieri hanno visto e registrato almeno 20 episodi di abusi, schiaffi, insulti, invettive violente verso i bambini, che sarebbero stati ripresi dalle microcamere nascoste in diversi momenti della giornata, come gli sculaccioni all'ora del sonnellino e il biasimo nei confronti di un bimbo ricalcitrante rivolto ad una compagnetta. Non capisce! Non capisce, avrebbe sottolineato ripetutamente. Ma c'è di più. Oltre ai maltrattamenti, in questa bella scuola sarebbero avvenuti anche incontri intimi tra la maestra e il suo compagno. L'uomo si sarebbe appartato con la donna in un locale attiguo, non vicino ai bambini, ma avrebbe riposato nei locali destinati al sonnellino. Non avrei mai pensato una cosa del genere, io personalmente. Aiuta voi a realizzare il presepe ogni anno? Sì, lei è qua insieme a tutta la gioventù che è qua nel presepio, era sempre stata qua. Mi sembra così impaziente, così irritabile come si vedrebbe nelle telecamere della scuola. Purtroppo sì. Vi ha sorpreso? Molto sorpreso, non ho mai pensato una cosa del genere. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Monica Setta, benvenuta. Grazie, Monica. Lorella, noi ci ritroviamo purtroppo a parlare ancora una volta di maltrattamenti, di violenze sui bambini, fra l'altro insomma proprio veramente nei luoghi in cui noi genitori pensiamo di lasciare la cosa più importante che abbiamo nella nostra vita, i nostri figli, luoghi che dovrebbero essere i luoghi più sicuri. Ma infatti su questo io e Rosario De Filetti siamo perfettamente d'accordo, superare qualsiasi problema di privacy e andare subito con le telecamere. Disegno di legge che è fermo da 3 anni. Attenzione, c'è una sola regione italiana che ha già attivato con 600.000 euro di stanziamento, è la regione Lombardia. Però sono i bandi, sono partiti a settembre, perché bisogna passare, burocrazia vuole, per l'Agenzia di Tutela della Salute. E quindi bisogna aspettare, ma la Regione Lombardia è già avanti. Però questo è sicuramente un deterrente, ma io insomma credo che debba essere importante controllare anche, no? Controllare, cioè, a chi dare le licenze dare e soprattutto le licenze, controllare soprattutto, il personale, in questo caso gli educatori. Intanto io apro subito il collegamento con Sara. Allora Sara, andiamo un po' più a fondo della situazione. In questo momento, ecco, questa educatrice, perché non è un'insegnante vera, è un'educatrice, dov'è? Allora, si trova in un paesino poco distante da Cocchio e dove appunto ha sempre vissuto, dove vive la sua famiglia. Come abbiamo visto, si adopera nei mesi precedenti per aiutare gli amici del presepe sommerso. E quindi insomma in questo momento si trova nel suo paese, qui non è proprio tornata, così ci hanno riferito in paese. Naturalmente peraltro questo... la
No, questo asilo nido adesso sì. è sospeso per 6 mesi, è chiuso. No? Giusto? Ecco, ma sappiamo di sì, più sì, cosa sì, sappiamo è chiuso. Di questo asilo? È un asilo, ci dicevi tu, privato. Allora, e sì, è privato, ho sentito il municipio, il sindaco e il vice sindaco che ci dicono che esiste un rapporto commerciale, un contratto di locazione tra il comune e la titolare di questa società che paga quindi un canone per l'utilizzo di questi locali, peraltro quindi non hanno responsabilità e qualora ce ne fossero evidentemente ci segnalano che si costituiranno parte civile. Anche perché se la responsabilità non è del comune in questo caso, ma di chi è? I titoli dell'educatrice, quali titoli aveva? Cioè perché faceva l'educatrice ed era in contatto con bambini così piccoli? Fra poco lo scopriremo con Sara, fra l'altro Sara ha intervistato proprio la mamma da cui è partita tutto, tutta esatto. L'indagine, perché come sempre devo dire sì. sono le mamme in questo ecco, caso però... che in casa si accorgono che i loro figli, che i propri figli hanno, danno segnali di preoccupazione. Questo bambino faceva brutti incubi, aveva proprio dei problemi nelle relazioni, e quindi questa mamma è voluta andare a fondo, e da un anno a questa parte sono state inserite le telecamere. Però, scusami, non posso farti parlare perché ho il tassativo. Vabbè, quindi facciamo una brevissima pausa, ma fra poco ritorniamo benissimo. A parlare insieme. Bentornati a Vita in Diretta, siamo sempre qui insieme a Rosario Trefiletti, Monica Setta. Voglio riaprire prima di tutto il collegamento con Sara Verta, che si trova appunto per noi a Coquio Trevisago. Stiamo parlando purtroppo dell'ennesimo caso di maltrattamenti nei confronti di bambini molto piccoli di un asilo nido. Abbiamo detto, Sara, che appunto l'allarme che ha fatto poi partire tutta quanta l'indagine e quindi poi l'installazione delle telecamere è partito da una mamma che tu hai intervistato poco fa. Ascoltiamo l'intervista. Valentina, lei ha una bambina che dava segni appunto di instabilità dovuti, adesso lo sappiamo, a maltrattamenti. Non so adesso quanto abbia subito maltrattamenti ovviamente, però l'episodio è più che stato appunto quello del vomito, che grazie a Dio ero lì e l'ho visto. Quando sono entrata ho trovato mia figlia seduta su questa sediolina da sola davanti al suo vomito, che ancora stava vomitando, tutta sporca, che piangeva, e la maestra non gli era assolutamente vicino a consolarla, a pulirla, a spiegargli che non succedeva niente, ma faceva altro all'interno della stanza. Io quindi mi sono avvicinata a mia figlia, l'ho pulita, l'ho tranquillizzata. Poi il lunedì dopo io sono tornata in quell'asilo perché avevo ancora le sue cose da portare via, e ho chiesto alla maestra, e la sua reazione iniziale non è stata quella di darmi spiegazioni, ma la risposta di botto è stata: non è vero, hai visto male. Io gli ho capito che c'era un problema. Ho deciso di scrivere quel famoso post sul gruppo delle mamme, e da lì mi sono arrivati poi tantissimi messaggi privati. Da lì ho deciso poi appunto di andare ai carabinieri e fare segnalazione di questa cosa, e poi da lì è partito tutto. Quando ha saputo che all'interno di questo nido entrava anche un uomo, il compagno, il fidanzato di questa maestra, e che si intratteneva con la sua compagna in intimità, cosa ha pensato? L'unica parola che mi viene da pensare è schifo, non ho altre parole, cioè è una roba veramente fuori dal normale. Io l'ho appreso leggendolo dagli articoli che girano su internet, e quando l'ho letto veramente mi è venuto il vomito. È terribile, una testimonianza veramente agghiacciante. Sì, ma una frase non mi è piaciuta e io voglio rimarcarla. Il comune si sfila dalle responsabilità, ma stiamo scherzando? Ma un comune affida un'attività di servizio, soprattutto, ma cosa fa? Non chiede? È un asilo, non controlla, non verifica. Ma a chi affidano un asilo? Non hanno prove attitudinali? Ma dico, ma stiamo scherzando? No, bisogna allora capire, facciamo infatti, il comune, soprattutto questo, certo. Affitto un locale per fare spazio di droga. Riapriamo subito il collegamento con Sara, anche per capire questo, no? Tu hai sì, cercato di parlare con il sindaco, con il vice sindaco, ma allora, se la responsabilità non è del comune, sì. di chi è? Degli enti preposti. Innanzitutto non sappiamo se tutto quello che stiamo raccontando e che è stato ripreso dalle telecamere avrà poi un seguito in tribunale, perché in tal caso il comune ci ha detto che si costituirà parte civile. Però appunto ci sono 20 episodi che vengono contestati a queste persone, e vorrei dire al dottor Trefiletti
perché il comune ha soltanto dato questa struttura, cioè l'edificio, l'immobile in affitto a una società rappresentata da questa maestra. Però, insomma, e pertanto ha un rapporto commerciale, non c'è una convenzione. Devo chiudere, ecco. Sì, Monica. Però la responsabilità è della maestra, cioè che titoli, io continuo a fare la domanda, che titoli aveva questa maestra? Era laureata, era diplomata, che titoli aveva? Quali erano i titoli? Quali erano i test psicoattitudinali che ha fatto e ha sostenuto prima di avere in gestione la classe? Questo bisogna capire, cioè che tipo era questa persona, perché Sara, una persona con un profilo così complesso, Lorella, contraddittorio, una donna aveva in mano di 44 anni. Allora, una donna di 44 anni che sul suo profilo Facebook dice appunto di avere un diploma magistrale. Leggiamo che il suo titolo ultimo risale al 95. Mi pare non un abbiamo po' altre informazioni tempo, perché anche aspetta, Lorella, vorrei dire anche che il suo nome e cognome non sono noti, che noi giornalisti siamo arrivati alla sua identità, pertanto potrebbe essere anche un'altra persona, quella della quale abbiamo letto il profilo. Va bene, grazie. In questo Sara. Momento la procura è talmente abbottonata che non ci ha dato neanche le immagini. Grazie Sara, ma noi andremo avanti. Io vorrei fare un'indagine proprio nostra di vita in diretta per capire, perché sennò alla fine non si capisce mai di chi è la responsabilità. Bravissima. E io vorrei anche qualche risposta bambini, per i bambini vittime incolpevoli sono la parte lesa, i bambini torneremo a parlarne sicuramente. Grazie, grazie Monica.